bello. Dove state andando, scusa? Addio? Cioè, se ne vanno verso una nuova avventura oltre i margini dello schermo? Li abbiamo tutti. Attenzione, attenzione. Il cagnolino con l'osso. Ho preso l'osso. Bravo cagnolino. Quindi adesso noi possiamo riportare in vita William. Ma non è una buona idea, fidati. Oh, abbiamo intrappolato lui. Lui invece sopravvive e diventa Mr. Crow. Ciao a tutti da Carinelle. Rieccoci su Rusty Rake Roots. Siete pronti per quest'ultimissimo episodio carico di suspense e tensione? Io veramente non vedo l'ora di vedere dove andremo a parare con tutto quanto. Quindi, senza ulteriori indugi, proseguiamo. Ok, quindi abbiamo il cervello di Frank. No, non di Frank, di Albert. Albert è andato, però abbiamo ancora sua figlia che è malata di mente, perché era la figlia con Albert e Ida, che era la moglie del fratello, fatto con l'inseminazione artificiale, se ve lo foste persi. Ora siamo in primavera nel 1933 e l'ultima danza tra Frank e Rose. Quindi c'è un inciuccio tra Frank, che era il figlio di Emma, com'è che si chiamava? Non mi ricordo, la sorella di Albert, e Rose, che è il figlio, la figlia, oh mio Dio, non sto capendo niente. Allora, Frank cosa vuole? Vuole la musica? È fin qua. Lei cosa vuole? Vuole anche lei la musica, immagino, sì, perché lo scopo di questo gioco in effetti è l'ultimo ballo. E l'ultimo sacrificio sarà il sangue. Perfetto. Allora, il grammofono non funziona, immagino che manchi la puntina. No, manca il CD proprio, cioè il CD, il vinile, volevo dire. Questo è chiuso a chiave, ok. Qua. Questo deve arrivare qua. Ah, tutto qua? Ah, ho capito. Mi è uscita la voce stranissima, scusatemi. Ok, devo mandarli tutti verso l'uscita. Questo va di qua, questo va di qua. Per una volta è abbastanza facile, devo dire. Adesso, cioè, devo stare calma a dirlo, perché ho giurato che gli ultimi saranno difficilissimi, ma per ora è abbastanza intuitivo. È abbastanza veloce. Ok. Io farei prima di tutto questo. Ok, penso di aver capito. Lui deve andare sopra per forza. Se questa la mando giù, questo lo mando qua così, riesco a fargli fare il giro e farlo andare su. Ok, ci sono. Vedete, non era così complicato. Se questo va qua, questo va qua, tecnicamente potrebbe già andare via, ma l'altro no, quindi devo fargli fare tutto il giro. Ok, ok, ci sono. Ha fatto tutto il giro. Ti sposti? Ehi, perché non va? Ah, si è spostato, ok. È l'ultimo nel buco. Ok, abbiamo il vinile della famiglia Vanderboom. Family Time. Mettiamogli la musica adesso. Metti il disco. Ehi, il disco? Lo puoi mettere? Ah, ok. No. Ma porca miseria. Ok, ho attivato la musica. Adesso loro inizieranno a ballare. Bello, dove state andando, scusa? Addio? Cioè, se ne vanno verso una nuova avventura oltre i margini dello schermo? Per quanto devono ballare? Senti, interrompi un attimo sta musica. Avete ballato, ora siete contenti? No, ballano anche senza musica. Aspetta, questa è la direzione. Ci faccio la foto. Me l'ero persa sta cosa. Ok, quindi riazioniamo la musica. Dobbiamo fare destra, destra, sinistra, sinistra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e poi destra, destra. Dimmi che l'ho fatto giusto. Oh, meno male, non dovevo andare per forza a tempo. Ok, ho la chiave adesso dello sportelletto. Qua c'è un'altra canzone, un vestito e un altro vinile. Devo fare la foto anche a questa danza bellissima. Ok, è il momento di cambiare musica. Via questo. Ora dobbiamo mettere questo disco qua. Il vestito a chi lo devo dare? Scusami, devo cambiare il vestito a lei? Ah sì, si è messa un vestito estivo. Oh, ho preso anche un achievement comunque, The Dress. Non so se fosse una cosa indispensabile, ma io l'ho fatto. Ora mettiamo sta canzone. Ballate. 1, 2, 3. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, e poi tre a destra. Io spero di non aver sbagliato, perché sennò mi sparo. Ok, hanno finito di ballare. E quindi ora? Cos'hai? Hai una croce qua. Ho capito che c'hai una croce, ma non ho... Aspetta, si è rotto. Devo piantarci la puntina per avere il sangue, vero? Perché l'ultimo sacrificio era il sangue. Mi ero dimenticata questa cosa. Ok, abbiamo fatto l'ultimo sacrificio. Oh, oh, li abbiamo tutti, li abbiamo tutti. Li abbiamo tutti. Attenzione, attenzione. Momento drammatico, momento essenziale. Adesso ci sarà tipo l'ultima
L'ultima? Non lo so. Rose, autunno del 1932, il cimitero. Oh, il cimitero con tutti i parenti. Questa è Emma, che ha un fiore sulla tomba. Poi, questa è Mary. Ida, che ha un cerchio. Questo è Albert con la maschera. E questo è... Ah, Samuel è rotta. E questo è la tomba di James. Ci sono delle croci a terra. Io non so se posso scavare, ma per ora non credo a mano. Lei... Cosa vuole? Vuole trovare l'ultimo orologio, giusto? Perché ce ne mancava uno. C'è il cagnolino con l'osso. Ho preso l'osso. Bravo cagnolino. Dimenticavo che il cagnolino aveva bevuto l'elisir dell'immortalità. E quindi lui tecnicamente è immortale. Ok, dobbiamo ricomporre lo scheletro. Questa è una tibia però, scusami. Va di qua? Va messa qua? No, non lo so. Perché non le segna, scusa? Questo così? Non lo so, io per ora le lascio, tanto ci mancano le altre ossa. Dobbiamo quindi ricomporre un corpo, fondamentalmente penso per riportare in vita William Vanderboom. Oh my god, questa cosa... No, lui si fa i fatti suoi, gli abbiamo bussato sulla tomba, ma vabbè. Abbiamo trovato altri tre ossi. Qua... Ah beh, anche scavando qua... Allora, il mese di Emma, che è il 10, scusa, il mese di Emma più 10 più 12, quindi 22. Quindi di qua 22, poi i giorni dell'orologio più la maschera, quindi i giorni 30 più 3, quindi 33. Dimmi che l'ho fatto giusto, 33. Ok, abbiamo trovato un perforatore per aprire questa tomba. E abbiamo trovato un altro braccio. E se scavo nell'ultima qua? Quella di Emma, scusami. Ah, lei c'aveva anche un osso, giustamente. Ok, quindi abbiamo tutto? Abbiamo tutte le ossa, ora devo solo cercare di capire come diavolo funziona. Questa si attacca... Ah, mancava un pezzo. Allora, questo è l'altro pezzo della gamba, tipo... Così, vabbè, lasciamolo un attimo lì. Qua l'altro piede, sì, forse l'ho fatto un po' storte. Questo è l'altro pezzo del braccio, la mano. Mi manca una mano, eccola, la mano. Dove? Ah, no, ok, erano solo da mettere un po' più esterne. No, così. Ah, a gambe aperte. Ah, giusto, perché è simbolo di rinascita, effettivamente, a gambe aperte. Ok, il teschio ride. L'ultimo orologio, quindi adesso noi possiamo riportare in vita William, ma non è una buona idea, fidati, cioè... Io non so se ti rendi conto di cosa diamine stiamo facendo, William è fuori di testa, è l'ombra che insegue tutti. Primavera 1935, radici. Qua ci sono Rose, Frank e Leonard. Chi è Leonard? Mi sfugge adesso. Ah, sono i tre con l'orologio, ok. Qua è il quadro di William Vanderboom. Ok, qua ci servirà un'ora che al momento non abbiamo. Qua c'è un albero tipo. Ah, riprendiamo gli orologi, ok, perché ci servono adesso. Ah, è vero, lui era il soldato, il figlio di Ida e coso, che non mi ricordo come si chiama, James forse, chi può dirlo. Ah, allora, J1, dov'è? Non c'era J? Allora, facciamo un po' di foto, va? Dunque, qua c'è qualcosa che non ho ben capito. Rose aveva sacrificato la mano, effettivamente. Aveva dato il sangue con la mano. Lui, che non mi ricordo come si chiama, le aveva dato il piede. Io non so se questa cosa mi serva, ma nel dubbio me la segno. Perché... E lui, Frank, aveva dato il... cervello? Non lo so. Ci sono altri oggetti? No, qua non... Ah, posso anche andarci, però aspetta. Devo prima cercare di capire sta cosa qua. No. Non mi quadrano i numeri con... Assolutamente no. Cioè, ci sono le iniziali dei nomi, ok? Però non ho i numeri. Ok, aspetta, andiamo di là. Magari piazzando gli orologi cambia qualcosa. Non è questo orologio? Ah, era questo. Le 2 meno un quarto. Andiamo a piazzare... Oh! Abbiamo intrappolato lui! Oh mio Dio, uccidiamo lui praticamente. Cioè, tutti loro per far rinascere l'altro. Ora abbiamo intrappolato Rose. Ma è rimasta nell'orologio? Non lo so. Qua quale ci vuole? Questo? E questo? Samsara? No, scusa, cosa c'è scritto? The Crow and the Dead Man? The Alchemist Brother? Questa è chiusa, ovviamente. Bisognerà trovare il modo di aprirla. Sono tutti in trappola? Oh mio Dio, oh mio Dio. Ah, ok, adesso si è aperta la grata.
Oh, capito, qua ci sono i numeri. Oh, oh mio Dio. Aspetta, credo di aver capito. Praticamente noi dobbiamo guardare quanto pesano, tipo? Sì, la lingua pesa uno perché c'era un quadro con appunto la J di James, forse. Quindi il resto dobbiamo cercare di farlo quadrare. A meno che funzioni il contrario, nel senso che se noi sappiamo che la lingua pesa uno, forse per equilibrarlo devo metterlo sul 5. Infatti, magari questi pesano giusto. Penso di aver fatto la cosa giusta, li ho messi tutti in equilibrio. Ora bisogna ricavarci i numeri. A logica, visto che la lingua pesava 1 più 5 dovrebbe fare 6. Aspettate, allora, se io so che tipo il totale del peso vale 6, gli occhi varranno 6 meno 1, pesano 5, quindi S è 5. Ora, io provo a fare questa logica, non so se poi sia corretto, se è sbagliato, nel caso taglio questo pezzo e lo rifaccio, però la E era Emma, Emma aveva le lacrime, quindi 6 meno 4 fa 2, quindi la E dovrebbe essere 2, la M era i denti, è vero, M sono i denti pesano 3, la A era lui, il cervello pesa 3, quindi la A è un 3 in teoria. I dita erano gli occhi, quindi uguale alla S, dovrebbe essere 5, se non ho capito male. La R di Rose era il sangue e il sangue pesa 6, meno 2 fa 4. Dimmi che l'ho azzeccato. Ho azzeccato la logica, ok. E ora ho trovato il cuore, che era l'ultimo sacrificio che ci mancava effettivamente. Era l'unica cosa che ci serviva per fare tutti. E tra l'altro qua c'era scritto 6 meno per ottenere i pesi. Cioè, ma non potevano aprirmelo prima? Io ci sono dovuta arrivare a logica, però vabbè. Ok, ora abbiamo tutti i sacrifici, quindi riportiamo in vita William. Oh, aspetta, aspetta, ho capito, li devo risucchiare tutti. Oh, il sacrificio di tutto l'albero genealogico della famiglia Vanderboom della Rusty Lake praticamente è servito per riportare in vita il trisavolo, quel che era, che è William, che è il capostipite di tutti. Ah, devo rimettergli lì? La lingua. Oddio. Cosa sta succedendo, scusa? Un occhio? Cresce, diventa vecchio e poi tipo ritorna bambino, ritorna ombra. E i capelli, vabbè, facciamo un po' più veloce, mettiamogli questo e manca solo più lui. E ora? Ora abbiamo un bambino. È rinato William. Sta scorrendo il tempo in avanti però, non all'indietro, scusa. Rinascita. Oh mio Dio, Rosa quindi ha fatto rinascere William. Oh mio Dio, abbiamo complicato il gioco. Oh mio Dio, questo gioco era fuori di testa quanto gli altri, se non peggio. Cioè, alcuni di questi capitoli erano veramente folli. Però vi dico, io adoro sempre di più la Rusty Lake. Cercherò a tutti i costi di trovare i giochi che mancano, se eventualmente ne dovessero mancare. In ogni caso, per questa saga, questa serie di Roots, direi che abbiamo completato e fatto tutto. Devo soltanto capire se tipo ci mancano degli achievement. Cosa? Il passato non è mai morto, non è davvero passato. Torna indietro alle tue radici per trovare la famiglia, per trovare l'emblema della famiglia d'oro vicino a ogni membro della famiglia. Usa questo indizio 666. Eh? 666? Dunque, andiamo da James. Sarà da mettere sulla valigetta? È tipo un indizio dato qua così a caso, non lo so. 666? Sì. E ora? Dopo che ho fatto questo? Aspetta, ho visto che qua si stava aprendo. Ho trovato l'emblema. Forse l'indizio è questo qua? Ok, quello era l'indizio per Ida, la cartomante, per forza, perché dovrò mettere tipo le carte nell'ordine che diceva qua nei simboli, tipo. Allora, le stelle devono andare dalle parentesi. L'appeso qua. Il diavolo doveva essere qua sul pallino. L'eremita, scusami, deve essere questo. Mi sfuggono gli altri due, ma possiamo andare a intuito. Non è così? Al contrario, allora? Ok, era al contrario, perfetto. E mi ha dato l'emblema. La carta dell'eremita aveva scritto Crow sopra. L'eremita, io penso che si riferisca a Frank, perché lui è nel pozzo. Momento, sulla carta dell'eremita c'era scritto Crow. Quindi devo provare a scriverlo. Crow.
Oh, ok, ho scritto Crow, mi ha dato questo. Poi qua ci sono gli amanti. Allora, gli amanti, visto che Ida l'abbiamo già fatta, sarà Samuel a questo punto. Ma no, mi sono sbagliata, stavo girando nelle varie facce per capire cos'altro fare. E Mary aveva la faccia qua, erano loro gli amanti. Quindi devo cliccare 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, ho trovato l'emblema di Mary. Chi diavolo mi manca? Momento, sui tarocchi, vi metterò l'immagine qua di fianco, c'era segnato, era lei. Sì, ci sono segnati i numeri romani, quindi dovrò cliccarli in ordine. 3, 4, 2, 4, 1. Ok. Ok, ho ottenuto anche lei. Mi dà un altro indizio oppure devo continuare ad andare a caso? Ok, continuiamo ad andare a caso. Vediamo gli altri tarocchi. Allora, la carta del diavolo era Albert. Aveva qua, ecco. Mi sembrava che ci fosse questo coso da aprire. Ci sono i simboli da girare. Quindi così, così e questo all'ingiù. Ok, ho trovato l'emblema e un'altra carta dell'imperatrice. Questa non c'era prima. Faccio la foto. Ok, la carta della morte aveva i piccioni segnati qua. Quello che aveva le onde era quello blu e da tenere qua. Quello col pallino era quello rosa, dovrebbe essere questo qua. Quello bianco mi pare fosse quello che faceva AS, quindi va tenuto qua. Quello verde quindi va tenuto qua, se non ho capito male. No, ho sbagliato qualcosa. Forse ho invertito il verde e il bianco. Vediamo. Sì. Ok, questo l'ho azzeccato. A posto. Abbiamo fatto anche questo. Non ricordo tra la ruota e l'imperatrice, però lui ha da mettere l'ora. Ok, quindi lui forse è la ruota della fortuna. No, non si capisce però se è così. Era segnato tipo qua e qua così? Sì, ok. Trovato il suo emblema. E ora mi manca l'ultimo, Rose e l'imperatrice. Però come faccio questo simbolo? Come, dove lo trovo? Ma io non capisco, però l'indizio era questo. No, vabbè, non ci credo. Ok, ecco perché non riuscivo a capire. Si poteva girare la carta. Ok, adesso torno da Rose. Allora, questa penso che sia un attimino complicata, perché c'è una R1, quindi penso sia la prima lettera del nome, sarà R. S4 era Samuel, quindi la U. Poi J5 era James, quindi S. A6, A chi era? La A non mi ricordo chi è, però ho appena scritto Rus. Non è che viene tipo Rusty Lake. Aspetta, prima di contare, fammi un po' fare sta cosa. Sinceramente, non vedo la K. Qua. Viene fuori Rusty Lake. Meno male che non ho finito e sono andata intuito. Non c'avevo voglia di contarli tutti. Ok, quindi ho trovato tutti gli emblemi. Oh, c'è ancora qualcosa? Ma sei serio? Non è finito il gioco? Sì, ho capito. Devo trovare l'Elisir, ma dove? Aria, fuoco, acqua e terra. Acqua, terra, fuoco. Oh, oddio, ho ottenuto un vaso? Ok, allora ho ottenuto un vaso, lo metto qua. Ma io cosa? Ah, dovrò riuscire a fare tipo il vaso e l'uovo? Come faccio a fare un uovo, scusami? Allora, andiamo a un po' di tentativi. Facciamo tipo, metto fuoco e acqua. Fuoco e acqua? Non fa niente. Acqua e aria che diventa nuvola. Nuvola col fuoco? No, nuvola con terra? La nuvola con la terra ho fatto una pianta. Se aggiungo l'acqua diventa un'alga? La terra? Diventano uova piccole? No, ragazzi, io cerco la soluzione perché non sto capendo. Allora, nella soluzione mi hanno detto che devo fare del vetro. Pietra, aggiungendo l'aria diventa sabbia. Facendolo cuocere diventa vetro. E ho un bicchiere. Dicono che mi serve una conchiglia. Per fare la conchiglia devo passare da acqua, aria che fa la nuvola, più la terra che fa la pianta, più l'acqua che diventa un'alga. Se ci aggiungo l'acqua, di nuovo diventa la conchiglia. Ora con questi devo fare il vaso più la conchiglia che diventa del gesso, più le uova diventa un uovo più grande e più il bicchiere diventa l'elisir. No, vabbè, ma io non ci sarei mai arrivata da sola, ve lo dico, sta cosa è impossibile. Ok, diamo l'elisir a sto tizio. Oh, già è vero, mi ricordavo di
questa scena l'avevamo vista in uno dei giochi, adesso non mi ricordo più qual era, forse era la Collection, non mi ricordo, era The Cave se non sbaglio. Avevamo visto proiettato sulla parete la scena in cui appunto lui e William, non mi ricordo il suo nome, vabbè tralasciamolo, bevevano l'esir, ma uno si era trasformato in Mr. Crow forse, e l'altro invece era morto? O un seme? Esco dalla bocca. Ecco, William è quello che era morto, infatti. Ora che ho seme? No, non lo so. Allora, lui è quello che si trasforma in Mr. Crow. Non preoccuparti. Noi siamo sempre qui nelle nostre vite passate e future. Ok, lui invece sopravvive e diventa Mr. Crow. Gli ho dato il seme. Il destino di Rusty Lake risiede in questo piccolo seme. Buona fortuna, fratello. Oh mio Dio, sono scioccata. Sono scioccata. Ok, adesso direi che il gioco può ritenersi finalmente concluso. Vi ringrazio per aver portato pazienza fino alla fine. Anzi, vi ringrazio proprio se vi siete appassionati come me a questa saga e avete voluto vederla davvero fino alla fine. Lasciatemi scritto nei commenti cosa ne pensate. Vi saluto, ci vediamo la prossima settimana con una nuova serie. Grazie a tutti, arrivederci.